Sono Ilaria Bianchi, ho 35 anni. A che età hai deciso che saresti diventata un'atleta? Corro da quando avevo 12 anni, ho iniziato a fare atletica leggera nel 97 e verso il 2000. Da quel momento ho sempre provato un po' di tutto nell'atletica, dai cross la parte invernale della stagione, corse su strada, però le gare che preferisco sono appunto quelle di corse in montagna, in particolare gare di sola salita e l'amore profondo verso i vertical. Quali valori dello sport hai fatto tuoi? Sicuramente l'amicizia. Questo sport mi ha permesso di conoscere tantissime persone e stringere delle forti e profonde amicizie. Sicuramente il confronto, il sano confronto con gli avversari, la determinazione mi ha fatto diventare molto più forte anche poi nelle cadute e il fatto di dover ripartire ogni volta. Mente e corpo, cosa conta di più per te? Sicuramente mente. Il corpo è importante, l'allenamento è importante, non si può affrontare una gara senza allenamento, però poi in gara e negli allenamenti quello che conta è la forza della mente. Ci vuoi raccontare un aneddoto della tua carriera? Allora, aneddoti particolari ad ora non mi vengono in mente. Dal 97 ho fatto circa 650 gare e è difficile focalizzare in uno, però delle soddisfazioni inaspettate sì, ad esempio nel 2015 ho fatto la Bellagio Sky Race senza nessuna aspettativa, era la mia prima Sky Race e ho scollinato prima davanti a tantissime skyrunner molto più quotate di me, molto più brave e era del tutto inaspettato e sono riuscita a perdere una sola posizione in discesa. Io non sono una discesista, anzi sono molto imbranata in discesa e quando sono arrivata all'arrivo c'erano tantissimi bambini che davano appunto la loro mano e è stato bellissimo perché è stata una seconda posizione che per me è valsa una vittoria, ma del tutto inaspettata. Qual è il tuo punto di forza e invece qual è il tuo punto di debolezza? Il mio punto di forza è la costanza, sicuramente. Qualsiasi allenamento mi viene affidato dalla mia allenatrice, lo affronto senza le scuse, testa bassa e corro. Debolezza, la velocità, sicuramente. Se c'è una volata è quasi sicuro che io la perdo. Quale consiglio daresti a chi intraprende oggi la tua disciplina sportiva? Di non avere fretta, affrontare ogni allenamento divertendosi prima di tutto, per il piacere di correre e i risultati pian piano arrivano nel tempo, non è uno sport che regala tutto e subito, questo sicuramente. Cosa ti hanno insegnato i tuoi successi e i tuoi insuccessi? Allora, sicuramente tanto di insuccessi, a ripartire da insuccessi come malattie, infortuni, magari anche capitati nel momento più importante della stagione in cui si era particolarmente in forma e a ripartire in 23 anni di carriera ne ho avuti ed è importante avere la forza di risollevarsi, rimettersi in gioco, ripartire non da zero, però non dalla forma che si aveva prima della malattia o dell'infortunio. I successi ti danno quella felicità e quella gioia immediata dove uno può essere soddisfatto del frutto della sua fatica. Un sogno realizzato e uno ancora da realizzare. Allora, sogni realizzati, due titoli italiani nella corsa in montagna staffetta con la mia squadra e tre podi individuali nei campionati italiani vertical, a cui sono particolarmente affezionata. E sicuramente un sogno che non so se potrò mai realizzare, ma per ora è un sogno ed è un obiettivo, la maglia azzurra. Hai una canzone preferita o una colonna sonora che accompagni i tuoi successi? In 23 anni che corro non ho mai ascoltato canzoni mentre corro. Mi piace ascoltare i miei pensieri, il rumore della natura, mi piace molto correre nella natura, quindi è proprio ascoltare il rumore che mi circonda e anche il rumore dei miei passi. Cosa ti piace fare di più nel tempo libero? Bici, mi piace molto andare in bici, non lo pratico a livello professionista, senza nessun allenamento, spesso addirittura con mio figlio nel seggiolino, però mi piace molto andare in bici. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi.